dai, vai. Notoriamente laconico. Anzi, mi dicono sempre che sono troppo corto, no? Siamo in una palude dalla quale io credo che non si uscirà più, perché non ci sono le ragioni per uscire. Io credo che tutto sia nato da una riserva mentale, cioè riuscire a ripetere la brillante operazione della tangenziale degli anni 60, quando, grazie al fatto che c'erano degli interessi convergenti fra l'autostrada che collegava il nord e il sud e poi l'est e l'ovest, e i problemi del comune di Bologna, si fece la tangenziale. In quel tempo gli interessi erano convergenti, quindi fu facile, non fu facile, ma c'era la possibilità di trovare un accordo. Non c'era la regione, il comune spingeva molto, i comuni, i capoluoghi a ovest di Bologna spingevano molto perché avevano il problema di arrivare sull'Adriatica, e fu fatta, fu un'operazione brillante. Di tangenziali così non ce ne sono mai state molte, perché normalmente i problemi delle autostrade non sono quelli locali. E infatti adesso negli anni 90, quando si è riproposto il problema di riuscire a raggiungere meglio l'Adriatica fino a Bari, il nodo è venuto al pettine, ed è venuto al pettine grazie alla mancata collaborazione di parecchi. La regione prima di tutto, nel piano regionale del 2002, scelse inopinatamente, per quanto riguarda Bologna, una soluzione che si chiama Cispadana, di collegamento est-ovest, che potrà servire sicuramente a molti, ma non al comune di Bologna e neanche all'area metropolitana bolognese, perché parte da Mirandola e va a Copparo, ecco, diciamo così. Le autostrade, vista la parata, si sono attrezzate col terzo anello, la terza corsia dinamica, e io dico che l'autostrada Milano-Mare andrà in crisi forse per Ferragosto e per il 30 di luglio, ma poi dopo gli altri funziona perfettamente. Credo che per un'altra trentina d'anni l'autostrada non farebbe nulla. La quarta corsia da Bologna a Modena poi ha ucciso la testa del toro, cioè quella è stata una disgrazia che io non so quale mente malata abbia potuto autorizzare, perché vuol dire per sempre scaricare sulla città di Bologna tutto il traffico. Evidentemente noi avremmo avuto bisogno di un coordinamento diverso. Sappiamo che purtroppo fino a qualche anno fa la regione Emilia-Romagna era una federazione di province in cui tutte le province erano pari, però evidentemente Reggio Emilia, Modena e Ferrara hanno vinto. E adesso siamo in questa condizione per cui la società Autostrade non ha nessun interesse finanziario e neppure logistico per fare quest'opera, e si vede, le mantiene tutte e due al limite. Ma perché deve spendere 1.300 milioni per avere qualcosa di appena più decente dell'attuale, e col fatto che poi costringe i suoi utenti a scegliere una strada più lunga? Come minimo, se noi continuiamo a premere per banalizzare l'autostrada e far diventare tutto tangenziale, perché questo è il problema, dobbiamo rimborsarli. Qualche anno fa dissero 400 milioni, forse con 600 se ce la caveremmo, non lo so, secondo me adesso neanche con un rimborso ce la potremmo fare. Io credo quindi che non ci sia nessuna possibilità di migliorare l'attraversamento automobilistico a questo livello, e neppure con una delle due soluzioni proposte, perché senza la banalizzazione non ci risolve assolutamente nulla, praticamente nulla, diciamo così. Io, che sono un fanatico e forse un maniaco delle soluzioni alternative, ho già proposto nel mio piccolo, assieme a molti altri, di smettere di pensare di fare delle strade e buttare tutte le risorse sul servizio ferroviario metropolitano, perché se ad esempio si tirano via 70-100 mila automobili tutti i giorni di pendolarismo, può darsi anche che la tangenziale, che poi è occupata dalle 5 alle 7 e alla mattina, può dire che anche la tangenziale diventi una cosa più funzionale di quella che è adesso.
anche se, visto che andiamo verso un mondo nel quale anche l'Italia, obtorto collo, comincerà ad avere un numero di automobili pro capite a livello come minimo europeo, non un 30% in più della Germania, della Francia, dell'Inghilterra, che sono paesi addirittura più ricchi dei nostri. Quindi noi siamo dei forzati dell'automobile. Se riusciamo a non essere forzati dell'automobile, può darsi che questa discussione non sia neanche una sfortuna del tutto. Bene, grazie Paolo. Signore, mi dispiace, non conosco il suo nome, ma... Ah no, voi vi conosco, aspetta, io ho sei interventi per adesso, non vi volevo bloccare, per carità. Guardavo lì perché era diagonale, prendevo tutti, benissimo, prego.